Nella notte fra il 20 e il 21 luglio, circa 500 fascisti provenienti dalla Toscana. Invece di impedirglielo, li hanno lasciati partire. Capitano, dove sono le truppe che ci aveva promesso? Non pensava mica di fermare i fascisti con questi poveretti! Capitano! Lei deve impedire ai fascisti di entrare in città! Altrimenti sarà una strage! Da una parte e dall'altra! Vengano con me. Lei sarebbe? Dumini. Io sono l'Amerigo Dumini di Firenze, signor capitano. Questa gente la comanda lei? Che cosa siete venuti a fare a Sarzana? Un po' di sana propaganda per il nostro movimento. Lei adesso porta i suoi uomini dentro alla stazione. Immediatamente. E con il primo treno che passa, ve ne tornate da dove siete venuti. Ma capitano, ho più di un migliaio di uomini. Come si fa a rimandarli a casa dopo tutta la strada che hanno fatto? L'avverto che la città è presidiata e che sono deciso a mantenere l'ordine fino alle estreme conseguenze. Va bene, va bene. Cercherò di accontentarla, capitano. Ma a condizione che ci diate subito il tenente Nicodemi, che ci risulta abbia schiaffeggiato il nostro camerata Renato Ricci. Vogliamo insegnargli un po' di educazione, a modo nostro. Poi dovrete ridarci i nostri camerati che sono incarcerati qui a Sarzana. E poi, prima di ripartire, vogliamo trattenerci in questa bella città, diciamo, 3 giorni. Noi crediamo che sul municipio il tricolore ci stia molto meglio della bandiera rossa. Amerigo! Cosa aspettiamo? È l'Italia per Mussolini! Ehi, ehi, ehi! Squadra! Pronti? A noi! Fuoco! Un demente! Guardi là! Cosa ha fatto?
li dai! Oh, mamma, mamma. La mamma, eh? La mamma chiami, disgraziato! Ma quelli che avete ammazzato, la mamma, non ce l'avevano, eh?